Buon pomeriggio ragazzi, scusate l'abbigliamento non tanto consono, ma volevo valorizzare le parole che sto per dire. Che scarpe indossava Cristoforo Colombo quando mise piede in quelle che dopo, in quella che dopo abbiamo scoperto era l'America? E secondo voi, no, Cristoforo Colombo quando si è ritrovato in un'isola nuova, no, era in cerca di che cosa? Del wifi? Era in cerca di, non so, altre forme di vita? Questo sicuramente. Però come si ritrovò lì? Cioè, perché ha fatto quel viaggio? Cioè, secondo voi, no, quello che leggete sui libri di scuola, che è già tutto il tragitto, diciamo, segnato della storia, no, è uguale a come l'hanno vissuto quelle determinate persone in prima persona? Capito? Fatevi queste domande, capito? Queste sono le domande vere, capito? Tante cose, ragazzi, tante cose. Cioè, purtroppo ci stanno tantissime persone che guardano nella parte sbagliata, capito? Cioè, tutte le cose che sono successe nell'arco della storia, capito? E sono, a quei tempi, no, erano cose nuove, no? Adesso ci sono sempre cose nuove, capito? Come vi posso dire? Quelle che adesso sono normalità, prima erano fantascienza, oppure erano realtà che comunque non erano ancora concepibili, ragazzi, no? Cioè, vi voglio far ragionare proprio su questo, capito? Cioè, che il tempo non è che si è fermato. Cioè, forse per alcune persone si è fermato, ma... capito? Tanti punti di osservazione, ragazzi. Scusate, veramente mi sto quasi vergognando, che veramente c'ho pure un po' di sudore. Questo è il pigiama, sto dentro casa, sto in pigiama, mi stavo andando a fare la doccia, però ci tenevo a fare un video di questo tipo, anche pochi minuti. E niente, ragazzi, buon sabato, vi ho lasciato, diciamo, non perle, ma comunque forme mentis che vi possono aiutare a guardare la realtà con occhi diversi, ragazzi. Comunque, buon fine settimana e in bocca al lupo.